di voi hanno dei sogni nel cassetto? Benvenuti su Preferiti di Joe. Parlando di futuro, mi è venuto in mente l'argomento sogni nel cassetto. Sogni nel cassetto che noi mettiamo nel cassetto chiudendolo, ma poi prima o poi speriamo di poter aprire quel cassetto e di trovare la chiave giusta per tirar fuori i nostri sogni e realizzarli. Io normalmente non sfrutto a dovere questo cassetto perché il mio cassetto è sempre aperto. Io trovo sempre comunque un modo per iniziare, se non altro, a mettere in pratica i miei sogni nel cassetto. Quindi per me il cassetto non è che esiste, è tipo una specie di mensola, più che un cassetto. Sulla mia mensola dei sogni però ci sono ancora dei sogni che ovviamente non posso decidere io in primis di realizzare, ma devono essere delle cose che se succede bene, se non succede pace e amen, insomma, sono proprio quei sogni, non dico irrealizzabili, ma che è molto difficile e raro realizzare. Vi vado a spiegare così capite anche un po' meglio che cosa intendo. Faccio la premessa che comunque tra i miei più grandi sogni avevo scrivere un libro, quindi pubblicare un libro e l'ho fatto. Diventare una brava insegnante di danza e l'ho fatto. Vincere un concorso di danza da coreografa l'ho fatto. Anzi, è successo più volte, non sempre al primo posto, però comunque è successo più volte. Vivere da sola l'ho fatto, fare viaggi in particolare che sognavo di fare li ho fatti e quindi insomma ho dei sogni nel cassetto, anzi sulla mensola come dicevo, che però sono ancora in work in progress, diciamo così, poi dubito che verranno realizzati, ma ci siamo capiti. Primo sogno sulla mia mensolina dei sogni è diventare famosa. Io, sapete, ve l'ho detto milioni di volte che io sono una persona estremamente egocentrica, quindi quale miglior sogno per una Gemelli che diventare famosa? Non mi interessa come, perché io lavoro, tra virgolette, in vari ambiti, tra cui la danza, la scrittura, ho questo canale YouTube, mi piace farmi le foto, insomma, ce n'è veramente di ogni. Per diventare famosi, io diciamo che semino da tutte le parti, magari da qualche parte la piantina crescerà e mi farà diventare famosa. Però è un mio sogno perché è proprio bello, secondo me, essere famosi, che la gente ti riconosce per strada, che quando li nomini il tuo nome e cognome o anche solo il tuo nome sanno esattamente chi sei. Ci sono dei lati negativi, immagino, perché ovviamente sappiamo tutti che dell'essere famosi ci sono dei lati negativi, non è che è tutto rose e fiori, però allo stesso tempo è una cosa che desidererei tantissimo. Un'altra cosa che mi piacerebbe tanto realizzare, ma che vedo assolutamente impossibile perché probabilmente ho scelto il lavoro sbagliato nel posto sbagliato e al momento sbagliato, è potermi permettere delle spese extra. Quindi comunque vestiti, libri, cose per la vita quotidiana, i miei sfizietti personali senza sentirmi in colpa ogni volta e quindi, tra parentesi, diventare ricca. Ma non dico ricca sfondata tipo villa in Costa Smeralda o cose del genere, ricca quanto basta per potermi permettere ogni mese i miei sfizietti senza fare rinunce o comunque senza sentirmi in colpa ogni volta che spendo quell'eurino in più e non trovo l'offerta dell'anno. E sarebbe bello, però al momento la vedo abbastanza grigetta. E soprattutto questa è una cosa che mi piacerebbe realizzare per viaggi, per lo shopping in generale, a partire dai libri, ma anche di vestiti, come dicevo, o di altre cose. Vabbè, bellissimo, rimarrà sulla mensolina ancora per un po'. Gli ultimi due sogni sulla mensolina, ve l'ho detto, non sono molti quelli che ho lasciato lì in sospeso, sono abbastanza collegati perché il mio terzo sogno sulla mensolina è quello di trovare l'amore. Sapete dai miei video sui libri che uno dei miei generi preferiti da leggere, ma anche di film, è romance. Romance, la storia d'amore, tanto bellina. E vorrei viverne una. Io so che è estremamente raro trovare una storia da libro, da romanzo, da film o da serie TV nella vita vera. Per quanto la gente si impegni a riportare cose dalla vita vera nei libri, nei film, nelle serie TV, però è altamente improbabile, nel senso che io so che non dico che mi dovrò accontentare, però dovrò scendere un po' a compromessi, cosa che nei film non succede. Insomma, il mio sogno sulla mensolina, terzo sogno sulla mensolina, è appunto quello di trovare la mia anima gemella, ma trovarla e tenermela magari per una volta sarebbe molto carino. Come dicevo, l'ultimo sogno è estremamente collegato al terzo, perché è quello di creare una famiglia mia. Diciamo che con le mie due gattine ho dato inizio a una sorta di
vita da madre single che deve mantenere due figli perché mangiano più di me, quindi, ma non è la stessa cosa, lo sapete, stiamo scherzando. Il quarto sogno sulla mensolina penso che sarà l'ultimo che realizzerò tra questi qua. No, vabbè, sicuramente verrà prima di diventare famosa e ricca, però verrà sicuramente dopo aver trovato l'amore. E avere una famiglia proprio in stile americano, cioè io dico stile americano ma in realtà è stile di qualunque genere, cioè la famiglia stereotipo, quindi con un marito affettuoso, con gatti, assolutamente gatti, e possibilmente tre figli. Ve l'ho detto nell'ultimo tag, se non mi ricordo male, che vorrei tre figli, però appunto vorrei anche una persona che riesca a crescerli con me, che abbia piacere nel farlo, perché altrimenti è assolutamente inutile la cosa. Mi sono esposta con questa cosa, mi piaceva parlarne, è un bellissimo argomento quello dei sogni nel cassetto o nel mio caso sulla mensolina. Vorrei sapere i vostri, se ne avete qualcuno che volete condividere sentitevi liberi di farlo nei commenti, oppure se ne avete qualcuno in comune con me fatemi sapere. Se vi ho ispirato ad avere dei nuovi sogni, fatemi sapere. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciatemi un like di supporto. Se pensate che questo video possa interessare, ispirare i vostri amici, parenti e conoscenti, condividetelo su tutti i vostri social. E se vi piace questo canale e quello che faccio, iscrivetevi e cliccate sulla campanella. Noi ci vediamo il 15 di maggio con Drawing Joe, che non vediamo da o dicembre o gennaio, non mi ricordo. Invece il prossimo preferiti di Joe sarà il 10 di giugno. Un bacione e ci vediamo alla prossima!